Buongiorno a tutti, sempre dalla vostra inviata di Lemine News. Nell'occasione oggi del 2 ottobre, festa dei nonni, vi presenterò una bella iniziativa qui alla Casa degli Alpini. Do la parola adesso al nostro Fausto Perico, che già conoscete, e poi all'altro signore che si chiama? Cappelli. Nome? Franco. Fausto. Perico, Fausto. Gotti Antonio. E Raggio Antonio, con la bellissima, inquadriamo, bellissimo cappello degli Alpini. Ecco, giusto, Fausto ha detto che si presta un po' ad illustrarci cosa succede, cosa avviene oggi qua. Allora, l'asilo Nati Liberi ci ha chiesto di poter festeggiare la festa dei nonni e hanno chiesto disponibilità dalla nostra sede. Abbiamo chiesto al capogruppo se la cosa era fattibile, ci ha dato tutte le disponibilità possibili e immaginabili e ci troviamo qua a preparare le tavole con le mamme di questi bambini che sono all'asilo. Sono nati liberi. È la prima volta che fate questa iniziativa? No, è già la quarta volta. Sono venuti su a mangiare quest'estate, sono venuti su a trovarci mentre passeggiavano nel bosco qua dietro verso le cave e tutte le volte abbiamo avuto occasione di tenerli qua qualche ora in modo che qua non c'è pericolo, c'è bello, almeno sembra che ci sia bello e tutto insieme. Di sole. Oggi è la giornata ideale, i bambini spero si divertano e facciano festa ai loro nonni. Vi aspettiamo. Sì, adesso basta perché sono già in crisi di cuore. Grazie. Buongiorno a tutti, sono l'insegnante della scuola parentale Nati Liberi, la scuola nata l'anno scorso qui ad Almeno San Salvatore, e già dall'anno scorso ho dimostrato questa bellissima alleanza con il gruppo locale degli Alpini e spesso siamo ospiti presso la loro casetta. Oggi in particolare festeggiamo proprio qui presso la casetta degli Alpini, sempre ospiti dagli Alpini, la festa dei nonni. E quale miglior connubio fra Alpini e nonni? I nonni ci prendono cura dei ragazzi, dei bambini, come lo fanno gli Alpini a livello della comunità. Per questo ci piaceva festeggiare proprio qui questo evento così per noi così importante e continuare questa bellissima amicizia con gli Alpini e con il gruppo in particolare degli Alpini di Almeno San Salvatore. Camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo.